siamo agli inizi. E siamo agli inizi. Come faccio a non passare alla dottoressa Argentieri? Abbiamo appena sentito che manca ai computer, al robot, appena immaginato, manca l'inconscio. Quindi vediamo come lei potrebbe contribuire a dare un inconscio alle macchine. Ma il bello e anche il difficile per questa tavola rotonda è che io avrei già voglia di interloquire con tutte le cose che sono state dette fino adesso, saltando quindi anche le domande più prevedibili che potremmo mettere in campo, perché comincio, come si fa in genere, dalla fine. Il concetto di inconscio del quale parla il professor Parisi è probabilmente qualcosa di molto diverso da quello che intendiamo noi, così come è molto diverso l'inconscio cognitivo che si utilizza anche nel campo delle scienze cognitive. Certo, il terreno dell'intelligenza artificiale è affascinante, con delle derive che chiamano in causa un'altra mia anima, che è quella della passione per la fantasia, per la messa in scena e anche per la fantascienza, che è stata un precursore di un'infinità di situazioni in cui si mette in gioco la questione di quale sia l'elemento distintivo. Per anni ci siamo dati da fare a cercare di capire cosa fosse che ci distingue dagli altri animali, cosa che non mi appassiona minimamente, perché io non ci tengo affatto a distinguermi dagli altri animali. E poi c'è stata l'altra barriera: cosa ci distingue dalla macchina, che sia il più raffinato cyborg o robot o l'elemento più semplice e meccanico. L'intelligenza è stata presto sbaragliata fin dall'epoca del test di Turner, poi si è approdati all'idea che fossero le emozioni a distinguere uomo e macchina. Adesso sento da lei, e sono molto interessata e curiosa, che sarebbe la possibilità di introdurre dei rapporti tra sensazioni e aree di funzionamento inconscio. Credo che su questo piano bisogna stare molto attenti alle questioni lessicali, perché altrimenti possiamo introdurre non delle integrazioni, e anziché fare dei ponti facciamo dei ponti levatoi, ci perdiamo per strada. Mi pare che quello che possiamo fare dal mio versante è di porre l'accento su una questione opposta. Che cosa significa che ci sia una tendenza così diffusa negli umani di tutti i giorni a cercare loro di accorciare la differenza col funzionamento di una macchina, che può andare appunto dalla riduzione del conflitto emotivo intrapsichico, dal ridurre la relazione con l'altro, dall'accedere a meccanismi imitativi che fanno fuori le emozioni autentiche, al cercare incontri nella cosiddetta realtà virtuale che fanno fare quei cortocircuiti tra sensazione, percezione e rappresentazione. Posso dire qualcosa anche su quanto aveva detto prima il professor Maffei? Questa è un'altra area di estremo interesse, innanzitutto perché dà la possibilità agli psicoanalisti dei nostri giorni di sentirsi così rassicurati di quanto le intuizioni di Freud fossero corrette, ma avere una conferma empirica di questo livello e di questo prestigio è estremamente importante. Quando la prima psicoanalisi freudiana, quella degli inizi del secolo, parla dell'importanza della rappresentazione intrapsichica e della qualità prevalentemente visiva della funzione mentale, non soltanto nei sogni, ma anche proprio nella costruzione dei processi mentali, e come questa prevalenza della visione, che adesso lei mi dice recluta il 50% dei neuroni, sia comunque sempre in connessione con tutte le altre potenziali aree della sensazione, per cui ogni rappresentazione, cioè ogni immagine interna, non è soltanto visiva, ma è contemporaneamente tattile, olfattiva, gustativa, cioè la radice delle sinestesie, che sono così importanti in arte, ma sono così importanti per la costruzione del mondo interno, ogni qualvolta noi dobbiamo fare
un patrimonio di rappresentazioni e di immagini interne. L'altra cosa che lei ha detto che mi è molto piaciuta è l'importanza delle sinapsi, perché di fronte al neurone credo che siamo tutti un po' in soggezione, tranne Piero Calissano, ogni volta che si parla di neurone ci mettiamo sull'attenti. Però c'è questo meraviglioso mondo delle sinapsi che per noi psicoanalisti, ma per noi umani, è la costituzione dei nessi. Ciò che conta, ciò che fa la differenza nella patologia, nella normalità, nella ricchezza di un patrimonio psichico, è la possibilità di stabilire nessi a livello microscopico e anche a livello più ampio, e quello che ci permette di costruire una rete tra mappe cerebrali, aree cerebrali, ma anche di costruire tutta una possibilità di connessioni, di sensi vietati dalla patologia che riescono a trovare un altro percorso. Faccio un esempio per tutti, perché quello è un campo che molto mi sto a cuore: come i polilingui, coloro che possiedono più idiomi e li praticano con estrema disinvoltura e facilità, abbiano la possibilità di fare dei tragitti di significato che sono diversi a seconda di qual è il linguaggio implicato. E un'ultima cosa, poi smetto, perché sennò il discorso veramente richiederebbe un altro volume da parte della Treccani, è l'importanza di considerare l'esperienza estetica con il contributo di uno scienziato del suo livello, perché l'esperienza estetica non è soltanto piacere, non è soltanto gioia, ma soprattutto con l'arte contemporanea l'esperienza estetica può essere qualcosa di molto perturbante, di molto sgradevole. Anzi, la maggior parte delle cosiddette installazioni dell'arte moderna creano tutto un altro tipo di reti emotive. Ma quello che è importante è che lei mi dà una base molto sostanziosa ed empirica a quello che noi cerchiamo di esplorare, cioè a dire che ciò che conta nell'opera d'arte non sono dei criteri canonici accademici, come si poteva dire nel Cinquecento e anche fino ai primi del Novecento, ma la dimensione relazionale di quello che ciascuno di noi di fronte a un'opera mette in moto, in una dimensione che non taglia affatto fuori lo spettatore, l'interlocutore, ma è colui che guarda l'opera che si modifica nel momento in cui la incontra e che ne attribuisce valore.